Oggi una ricetta elegante e raffinata è ideale da servire durante le feste. La mia idea è quella di realizzare una sorta di pasta biscotto salata, chiamiamola così, agli spinaci, che ci servirà per creare un rotolo farcito con prosciutto e formaggio. In dosi ridotte va benissimo come antipasto, oppure in porzioni un po' più abbondanti si può servire come piatto unico. Mettiamoci all'opera! Per la pasta ci servono 250 g di spinaci strizzati cotti a vapore, 4 uova, sale, pepe, 30 g di farina bianca, 30 g di formaggio grana. Per il ripieno ci servono 250 g di formaggio spalmabile, 150 g di prosciutto cotto. Allora ragazzi, qui ho preparato 250 g di spinaci cotti a vapore e strizzati bene, quindi asciutti. Chiaramente potete partire sia da spinaci freschi che da spinaci surgelati per velocizzare i tempi. Questo risultato li trasferisco all'interno di un becher o comunque di un contenitore alto e stretto. Aggiungo 4 uova e aggiusto di sale e pepe. Immergiamo il mixer e frulliamo fino ad ottenere una crema. Intanto il forno è già caldo, preriscaldato a 180 gradi. Uniamo adesso il formaggio grana grattugiato e un cucchiaio colmo di farina bianca. In questa ricetta le uova sono indispensabili, quindi non si possono sostituire proprio perché la pasta richiede questo ingrediente. Mescoliamo bene e amalgamiamo. Vedete, non serve neanche sporcare troppi aggeggini, no? Quindi possiamo impastare tutto all'interno del nostro cilindro. Versiamo la crema di spinaci su una placca foderata con carta forno, fino a raggiungere uno spessore di circa 1 cm e realizziamo un rettangolo. Livelliamo bene con una spatola oppure con il dorso di un cucchiaio. E adesso vi è in forno caldo 180 gradi per circa 15 minuti. Dopo 15 minuti ho rimosso la pasta biscotto, chiamiamola così, agli spinaci e ancora da bollente dobbiamo darci la forma arrotolata. Adesso vi faccio bene vedere. Qui ho sistemato 2 fogli di pellicola trasparente resistente alle alte temperature. Quindi togliamo velocemente la pasta e la voltiamo sulla pellicola. Ok. Dovete farlo molto velocemente, Sistemiamo ora un foglio di carta forno qui sopra e poi chiudiamo bene, quindi sigilliamo tutti i bordi in modo che non prenda aria, altrimenti si secca. E poi arrotoliamo, proprio come fosse la pasta biscotto normale. Così. Ok. E lasciamo riposare fino al completo raffreddamento. L'ho lasciato raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero e dopo 2 ore questo è il risultato. Il nostro rotolo avrà assunto bene la forma arrotolata, quindi non si stenderà più come prima, ok? Però è normalissimo e questo serve per ottenere un ottimo risultato, vedete? Possiamo toglierlo tranquillamente dalla pellicola ora. Io vi consiglio di farcirlo con del formaggio spalmabile, va bene qualsiasi tipo di formaggio spalmabile, e con del prosciutto cotto. Ma anche qui, ovviamente, con il ripieno potete giocare voi e trovare l'abbinamento che più vi aggrada. Sistemiamo il nostro formaggio spalmabile e lo distribuiamo bene bene fino ad ottenere uno strato uniforme. E adesso ci mettiamo tutto il prosciutto cotto fino a coprirlo interamente. Procediamo con l'arrotolamento. Per sigillare i bordi mi sono tenuta da parte un cucchiaio praticamente di formaggio spalmabile che ci servirà da collante, quindi vado a spalmarlo proprio qui su una linea. E sigilliamo. E adesso procediamo con il taglio. Se volete potete aspettare un'oretta prima di tagliarlo in modo che le fettine si rapprendano al meglio. La prima ovviamente risulterà imperfetta. Vi suggerisco di tenervi da parte, vedete,
vi suggerisco di tenervi da parte sempre un pezzo di carta da pulire il coltello in modo che le fette vengano molto belle. Vedete che carino che è? Vi è piaciuta l'idea? A me piace davvero moltissimo e ho abbellito il piatto anche con un po' di mais, visto che è dorato e richiama proprio i colori di queste feste. Potete, come vi dicevo prima, cambiare il ripieno e speciale anche con il salmone. Salmone e formaggio spalmabile, un contrasto delicato molto raffinato. E con questo colgo l'occasione per fare a tutti un sacco di auguri di buone feste. Ciao, alla prossima!